che oggi, parlando della piccola e media impresa, c'è ancora qualche difficoltà nell'aver installato in azienda un asset management che possa dialogare direttamente con le macchine. Questo chiaramente gli fa perdere di competitività sul mercato. Oggi però, grazie a Hexagon e grazie anche al sistema di CNC che le nostre macchine montano, c'è la possibilità di interconnettere tutti i nostri prodotti con i prodotti Hexagon e fare in modo che le macchine dialoghino direttamente con il gestionale. Tutto questo permette alle aziende di poter avere un sistema di gestione della materia prima in arrivo, stoccaggio, lavorazione, partenza, molto più fluido, molto più controllato e che gli permette di essere più competitiva sul mercato. Noi come Tornos oggi, grazie a Hexagon, la nostra macchina è sempre più digitale, quindi anche il rapporto con i nostri clienti diventa sempre più digitalizzato. Abbiamo la fortuna di avere sulle nostre macchine un sistema di gestione CNC che ci permette di interfacciarci con il sistema Hexagon. Non ci possiamo ritenere già degli esperti perché comunque l'industria 4.0 e la trasformazione digitale anche in Italia all'inizio, però in ogni modo diciamo che ci riteniamo un'azienda oramai in linea con quelle che sono le richieste del mercato per quanto riguarda la digitalizzazione. Hexagon sicuramente negli ultimi 2-3 anni ci ha dato una spinta ulteriore per entrare a fare parte di questa trasformazione. Sì, il sistema di comunicazione della periferica della macchina con il sistema di gestionale di Hexagon sicuramente permette oggi ai clienti di essere molto più produttivi. Questo perché gli permette di avere un monitoraggio costante e diciamo così una memorizzazione di tutto quello che è la sua produzione. Avere un controllo costante di tutto quello che è la produttività gli permette di avere sicuramente meno perdite e di essere molto più produttivo e più efficiente, quindi garantirsi un'efficienza nel tempo molto più alta. Sicuramente a cominciare da oggi e forse anche già da qualche anno fa, da quando l'Europa sta iniziando ad imporre la transizione, diciamo, nel digitale, tutte le aziende inizieranno a fare questa trasformazione. Oggi ancora purtroppo la piccola e media impresa ha qualche difficoltà nel strutturarsi con un sistema gestionale, ma sicuramente nei prossimi 10 anni questa sarà la chiave che porterà la trasformazione delle aziende di oggi a quella che è l'industria 4.0 come imposta dall'Unione Europea. Diciamo che l'Italia oggi, grazie a Dio, ha anche degli incentivi governativi che aiutano e spingono questo processo, per cui sicuramente nei prossimi anni tutto questo aiuterà le aziende ad una trasformazione dalla tradizionale al digitale.